Poi si pigliava un cantante che somigliasse all'attore italiano. Questo prescindendo un po' anche dalla voce originale e anche un po' discografica, perché si vendevano anche copie di fatto di testi. Forgive the intrusion, Gerald. Duke is insanely jealous. I don't need you anymore! All my life you've made me! But Christian loves me! He can't scare us. Forgive the intrusion, Columbella. Stai perdendo il tuo tempo. Bambolina, tu non capisci. Il duca farà uccidere Christian. Cosa? Duke is insanely jealous. As you do, he's ending his sleep with him tomorrow night. Se non avrà il suo finale, farà uccidere Christian. Che stai facendo? Non ho più bisogno di te. Per tutta la vita mi hai fatto credere che valevo solo quello che erano disposti a pagarmi. Ma Christian mi ama. Lui mi ama, Harold. Lui mi ama. E vale più di qualsiasi cosa. Ce ne andiamo lontano da te, lontano dal duca, lontano dal Moulin Rouge. Addio, Harold. Beh, una volta, una volta sola, Harold. Di lei. Tradimento! Quando l'amore si dà al miglior offerente non può esserci fiducia. E senza fiducia non c'è amore! La gelosia! Sì! La gelosia! No, deve esserci qualcos'altro, non può trattarsi di questo. La verità è che io sono la cortigiana indiana. E ho scelto il Maharajah. È così che finisce la storia. Un eroe, lei. Io mi sono innamorata con il suo personaggio, lo sa? Beh, molto lusinghiero. Io mi immagino una telefonata con lei. Non mi deve lei. Questa voce è pazzesca, delle sceneggiature straordinarie, perché so che sei stato un attore in Darryl Copperfield. Esatto, non c'era da bambino. La voce di Nicole Kidman, buonasera. 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 Infatti, raccontiamo, qual è stata la scena più difficile, perché immagino in una registrazione ci sarà un punto dove dici no, questa non mi convince. Ma la scena più difficile è sicuramente quella del primo tempo, in cui lei si incontra con me, Ivan McGregor, sì, e simula quella scena d'amore, insomma, tra i due, no? Pensando che lui è il duca. E che veramente mi ha impressionato, però come ha detto di Roberto, dei miei colleghi sono riuscito insomma penso a fare un po' di lavoro. Quali sono magari le caratteristiche secondo te, gli aspetti più importanti che ascolti Nicole in questo film? Ma quando si trova l'attore bravo, tutto sommato, già ci danno molto attualmente. A restituire quello che danno quando gli grandioso. Voi che personaggi avete interpretato? Ma io facevo il Ron Grego, che era il mister, ed era insomma innamorato pazzo di Nicole. La frase più meravigliatrice che questa è la prima frase che stava facendo al film, e poi Roberto non ha messo il suo, la cosa più bella che ti possa imparare è amare, che riesci a amare. Bellissimo, un applauso!